Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi, indovinate un po', me la prenderò ancora con la Kawasaki. Che strano, eh? Non lo faccio mai. Comunque, qui di fianco vedete la mia prova su una Kawasaki, sulla Versys 1000SE, giusto per far capire che io non è che di fatto parlo sempre male della Kawasaki così a random, ma le loro moto le provo, conosco i loro prodotti ed effettivamente mi sento ovviamente quindi in grado di giudicarli. Detto questo, mi spiace anche perché conosco molti che lavorano alla Kawasaki, gente tutta simpatica, con la quale parlo spesso anche su WhatsApp, però ragazzi, quando una casa dimostra molta poca attenzione verso cliente, per dire in altre parole, quando dimostra di voler arraffare un po' troppi soldi, di essere un po' troppo golosa, un po' troppo ingorda, allora io vi faccio un video per cercare di informarvi quantomeno su una politica commerciale di una casa. In questo caso parliamo appunto della Kawasaki. Cosa avrà fatto mai di male Kawasaki questa volta? Parliamo della nuova ZH2, la Super Naked vista al Tokyo Motor Show, che è stata poi portata anche all'ECMA, perché se la fosse persa, ragazzi, Super Naked da 200 cavalli con motore sovralimentato. Il problema questa volta dove sta? Non solo sulla normativa Euro 5, perché ve l'ho detto nel video di ieri, questa moto non è omologata Euro 5, ma è omologata Euro 5 Ready, quindi è un'omologazione fuffa perché di fatto è omologata Euro 4. Quindi ve l'ho detto, se intendete acquistare questa moto, aspettate almeno un anno quando sarà definitivo l'entrata in vigore dell'Euro 5. Quindi dal 2021 non possono più vendere assolutamente moto Euro 4. Fino a quel momento, ragazzi, vi consiglio, se vi interessa questa moto, aspettate, perché poi vi troverete in mano una moto di fatto già vecchia entro un anno, perché poi tra un anno vendono l'Euro 5, voi avreste l'Euro 4, avreste proprio problemi a rivenderla. Comunque, vi lascio alla fine di questo video quello che ho fatto ieri sulla normativa Euro 5, molto interessante, vi consiglio di guardarla. Detto questo, cosa avrà fatto mai di male Kawasaki oggi? Per meritarsi questo video parliamo delle colorazioni. Un'altra volta parliamo del discorso colorazione che variano di prezzo in base a quale colorazione uno sceglie. Già ve ne avevo parlato diverso tempo fa, un anno e mezzo fa, quando avevano lanciato la nuova Z125 e Ninja 125, i prezzi variavano in base alle colorazioni. Lì diciamo che ancora si poteva ancora venire incontro alla Kawasaki e cercare di capirla, perché comunque sono moto che costano poco, tra virgolette, perché costano troppo, però moto che vanno a costare attorno ai 5.000 euro, vogliono guadagnarci un pochettino di più, la Kawasaki vi fanno pagare magari 300-400 euro in più una colorazione. Non ci sta come discorso, però si può già capire su moto che costano poco. Il problema è che Kawasaki ha di nuovo rifatto questa furbata sulla ZH2, una moto, una Super Naked dal costo molto alto, attorno ai 17.590 euro. Questa è una cosa, questa qua della colorazione della Kawasaki, è una cosa che mi era sfuggita quando ve ne ho parlato, quando l'avevano presentata a Tokyo Motor Show. Di fatto l'ho scoperta 2 giorni fa, quando sono andato a informarmi sul video sulle normative Euro 5. Mi è scappato l'occhio sui prezzi e ho scoperto di nuovo che Kawasaki sta facendo la furba. Qui di fianco vi lascio un'immagine che penso valga più delle mie 1.000 parole. Come vedete c'è un listino prezzi, il prezzo base è di 17.590 euro per la moto in colorazione nera. Poi si sale a 18.040 euro, mi sembra, per la colorazione nera misto rossa e si sale a 18.240 euro per colorazione nera misto verde. Signori, cari signori della Kawasaki, così non va bene assolutamente, cioè già mi vendete una moto che costa tantissimo, quindi già voi ci state guadagnando, perché se noi la fate pagare questa cifra, già 7-18 mila euro, probabilmente a voi costerà qualcosa come 8-9 mila euro, forse anche meno. Quindi già ci state ampiamente guadagnando, non mi sembra a caso di arrivare addirittura a questi livelli, a far pagare le colorazioni in maniera diversa. Dunque, se uno la vuole nera, la moto, ovviamente la colorazione nera su una Kawasaki ci sta malissimo, pochi vogliono la nera su una Kawasaki perché il colore distintivo della Kawasaki, il colore della casa, quello ufficiale, è il verde, non è il nero, non è il rosso, non è il giallo, non è il blu, è verde. Quindi se uno vuole una Kawasaki a regola se la compra sempre verde. E qui Kawasaki
vi vuole bastonare, vi vuole punire perché vi vuole dire: volete il verde, il nostro colore ufficiale della nostra casa, dovete pagarlo di più rispetto alla colorazione base. Loro vi hanno messo in pratica la base a 17.590 euro. Se la volete nera con alcuni dettagli, perché poi non è che c'è una livrea completa, chissà quale complessità c'è il telaio, c'è qualche dettaglio colorato di verde oppure di rosso, e se la volete, appunto, dicevo, rosso misto nero, l'andate a pagare 450 euro in più rispetto al nero per il telaio colorato rosso e per alcuni dettagli fatti in rosso. Già questo è vergognoso. Sono 450 euro. Giusto per far capire, non è che parliamo, cioè non è che dico che si è perso il senso dei soldi a caso, ragazzi. Sono quasi 500 euro solo per avere qualche dettaglio in più. Ma la cosa ancora più vergognosa è se uno vuole verde. Allora io penso che se tu devi colorare una moto di un colore come il rosso oppure del verde, a te non costa assolutamente nulla, cioè il costo per te è uguale, a meno che non vuoi mettere qualche colore particolare, tipo i neri opachi o quelli che brillano, insomma, avete capito cosa intendo. Ma se andiamo di colorazioni base, verde, blu, rosso, giallo, te che farlo verde o che farlo rosso ti costa uguale. Quindi non vedo perché, cari signori della Kawasaki, se io la voglio verde devo pagare altri 250 euro in più rispetto alla colorazione rossa mista nera. Quindi in totale, se io la voglio nera la vado a pagare 7.590 euro, se la voglio verde mista nera, che è il colore ufficiale della casa, la vado a pagare ben 650 euro in più. Ragazzi, 650 euro in più per avere la colorazione normale della casa, perché la Kawasaki da sempre la colorazione è stato il verde. Non è una livrea specifica, non è una livrea per, non so, celebrare qualche evento come la KTRT Edition, come si chiama, quella che hanno fatto nuova sulla Ninja ZX25R e sulle nuove Ninja anche, se non vado errato, 650, quella che è mista dorata con dei numeri, molto carina. Qua è una colorazione normalissima, banalissima, hanno colorato qualche dettaglio in più, ve lo fanno pagare 650 euro. Ragazzi, secondo me una cosa così è una cosa vergognosa. Cioè, parliamo di 650 euro, ragazzi, non parliamo di 100-200 euro, sono tanti soldi. È una politica commerciale questa che veramente non riesco a capire da parte di Kawasaki, perché vuoi palesemente farti passare per la casa che vuole rubare i soldi ai propri clienti. Su una moto che va a costare cifre esagerate, quindi non è che costa poco e fai quel giochetto come hai fatto sullo Z125 o su un Ninja 125, lo fai su una moto che costa tantissimo, dove già hai un ampio margine di guadagno. Quindi, ragazzi, questa è un'altra cosa, un'altra furbata della Kawasaki, della quale ci tenevo a informarvi. Onestamente, io penso che se fossi un concessionario della Kawasaki, mi arriva un cliente, mi vergognerei anche di dire: guarda, se la vuoi nera te la faccio pagare 650 euro in meno, se la vuoi verde e nera, colore della casa, perché se andate in un negozio Kawasaki c'è verde ovunque, se la volete verde dovete sborsare 650 euro in più. Io credo che mi vergognerei. Comunque, ragazzi, da questo video è tutto, non è il caso di andare avanti perché sennò poi parto con gli insulti, quindi meglio fermarsi qua perché sennò poi ho anche amici in Kawasaki, poi andiamo male parole. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate, se vi sembra una politica commerciale giusta. Comunque ci sono altre case, a proposito, che vendono moto in colorazioni differenti. Per esempio, per fare un esempio, sulle moto nuove 2020, la KTM ha presentato la nuova 1290 Super Duke R in due colorazioni, ve ne ho già parlato, una nero mista arancione e l'altra blu mista arancione. Indovinate un po' la KTM cosa fa? La moto costa uguale in entrambe le colorazioni, non si è inventata una colorazione strana o non mi fa pagare una colorazione ipotetica nera quel prezzo per poi darvi l'arancione a 650 euro in più. KTM vi mette due moto con due livree differenti allo stesso prezzo, come dovrebbe essere in un mondo ideale. Invece no, Kawasaki deve sempre, sempre farsi parlare dietro per queste cose. Detto questo, ragazzi, finiamola qua, dai, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Lasciate sotto un mi piace se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi al canale YouTube e quello Instagram, e diventate backer ufficiale. Poi da domani riprendo un po' con le moto che hanno presentato all'ECMA 2019. Quindi, ragazzi, ci vediamo. Ciao.